Sembra quasi si sia innestato un meccanismo di autodistruzione. A innescare l'autodistruzione, secondo Maristella Caldato, a un anno dalle elezioni, la maggioranza di Palazzo dei 300, squadra di governo della città inefficace, attacca la consigliera del PD, rappresentante di un'opposizione interna da sempre pungente. Per rivestire il ruolo di assessore dice occorre essere preparati, condizione va da sé che in questo momento, secondo lei, non varrebbe per tutti i membri della giunta. Servono competenze, perché la politica è fatta di competenze e soprattutto di rispetto del programma elettorale. E abbiamo investito in spese che reputo inutili, come rifacimento delle piazze, che hanno creato problemi rilevanti alla cittadinanza rispetto ad altre scelte che non sono state fatte. L'incidente sulla pista ciclabile di Viale Montegrappa ha di nuovo scatenato la bufera sul referente ai lavori pubblici, Ofelio Michelan. Certo, lui ha referato, ma esiste anche una presidente della Commissione Lavori Pubblici che è in maggioranza, che è l'avvocato Tocchetto, che deve assumersi le sue responsabilità, nonché una maggioranza che non ha saputo definire le priorità e molto spesso ha lasciato che le priorità fossero decise dalla dirigenza, che è la stessa dirigenza che ha accompagnato l'amministrazione precedente di Lega e PDL. Antonella Tocchetto ammette dal canto suo le criticità di quell'opera pubblica. Gli uffici stanno studiando, probabilmente saranno previsti, diciamo così, una segnaletica diversa che consenta a chi si emette e deve passare attraverso la pista di fermarsi molto prima e avere anche una visibilità diversa, perché come ieri è successo, uno non ha rispettato, diciamo così, la presenza della pista e l'altro purtroppo ci è andato addosso.